Hai mai contato le ore in cui resti seduto durante la tua giornata? E hai mai considerato che il fatto di rimanere molto seduti può avere un impatto banalmente sulla tua concentrazione, sulla tua lucidità e a volte anche sui tuoi eventuali mal di testa? La parola chiave nel video di oggi è lotta alla sedentarietà. Ciao, sono Tiziana. E all'interno del programma Wellbeing On sarò la tua allenatrice e personal trainer. È stato studiato che passiamo davvero tante ore seduti e comunque tante ore fermi, mediamente dalle 10 alle 12 ore al giorno. Le trascorriamo in macchina, le trascorriamo sedute a una scrivania, le trascorriamo per mangiare, le trascorriamo per spostarci nei luoghi di lavoro. In ogni caso l'ammontare complessivo delle ore in cui rimaniamo seduti è davvero molto alto. Quindi quello che faremo oggi insieme sarà vedere una serie di esercizi che ti aiuteranno a compensare quelli che sono i risvolti negativi di rimanere molto tempo seduti. Cosa ti serve per fare gli esercizi oggi? Ti serve un poco di tempo e un poco di buona volontà. E ricordati che gli esercizi saranno tanto più benefici quanto più spesso riuscirai a ripeterli. Siamo pronti? Bene. Iniziamo questi nostri esercizi da seduti con le respirazioni. Inspiro ed espiro. Cerco respirazioni profonde, inspiro, alzo le braccia, espiro. Inspiro, ampiamente alzo le braccia ed espiro quando scendo. Proseguiamo con degli allungamenti del collo. Lateralmente afferro la testa e inclino il collo da un lato verso la spalla. Tengo un attimo, torno al centro, afferro la testa dall'altro lato e tiro il collo verso la spalla. Ripetiamo, torno al centro, ancora afferro la testa, cerco di rilassare le spalle e allungo il collo lateralmente. Senza forzare troppo, un leggero allungamento. Ancora dall'altra parte. Respiro. Torno al centro. Mi rilasso di nuovo, incrocio le mani dietro la testa, inspiro, butto fuori l'aria mentre scendo, allungo il collo posteriormente. Torno al centro. Ancora. E su e adesso allungo portando il capo verso la parte posteriore, inclino indietro, incrocio di nuovo le mani dietro la nuca, apro bene i gomiti, espiro e butto fuori l'aria chiudendo i gomiti in avanti. Ancora una volta, inspiro. Chiudo i gomiti verso avanti, allungo il collo indietro. Apro ancora. Ancora una volta, inspiro, allungo il collo indietro e torno al centro, gomiti ampi. Ancora. Apro. Rilasso le spalle. Bene, adesso allunghiamo la schiena. Afferro con la mano il bracciolo o lo schienale della sedia nel lato opposto e allungo l'altro braccio in avanti e verso il lato opposto. Cerco di allungare bene la schiena e tengo la posizione. Rilasso e lo stesso esercizio dall'altra parte. Afferro il bracciolo o lo schienale e allungo il braccio opposto nel verso opposto. Cerco di mettere in allungamento la parte posteriore delle spalle. E rilasso. Ripetiamo. Allungo bene. Estendo bene la mano verso la parte laterale ed esterna. Respiro. Rilasso.
afferro ancora e rilasso. Adesso incrocio le mani dietro la nuca e cerco di allenare un pochino gli addominali, andando con il gomito destro verso la gamba sinistra e viceversa. Cerco di chiudere bene il movimento, quindi il gomito va verso il ginocchio della gamba opposta. Inspiro quando salgo, espiro quando scendo. Cerco di toccare il ginocchio con il gomito. Ancora. Uno. Su. Due. E rilasso. Cerco di sciogliere bene ancora. Adesso facciamo delle inclinazioni del busto lateralmente. Quindi scendo con la spalla lateralmente verso il basso. Ancora uno, prima da un lato e poi dall'altro. Ancora uno e su, due, su, ancora uno, su, due, torno al centro. Mi risiedo, ritrovo la postura, incrocio le gambe, porto la caviglia sopra il ginocchio e allungo la parte posteriore delle gambe, i glutei e la schiena, inchinandomi in avanti. E torno seduto normalmente. Ancora allungo, afferrando la gamba, cercando di portarla verso le anche. E torno. Cambio gamba, cambio incrocio. Il ginocchio scivola verso il basso, i glutei indietro, la schiena cerca di rimanere dritta, estendo in avanti e torno. Facciamo ancora una volta, non dimentichiamoci di respirare, allungo, allungo bene in avanti. E torno. Adesso con le gambe ben piazzate per terra, cerco di allungare la schiena in un altro modo, quindi mi estendo in avanti, se riesco afferro le caviglie passando nella parte posteriore delle gambe, altrimenti basterà appoggiare le mani sulle ginocchia. Quella che vedete è la versione più estrema dell'esercizio, quindi se riuscite le braccia passano dietro i polpacci e afferrano le caviglie. Torno su. Adesso allunghiamo le braccia. Piego il braccio dietro la testa e afferro con la mano il gomito. Tiro un pochino, una leggera tensione. Sciolgo. Inspiro. Ed espiro. Inspiro ampiamente ed espiro. Siamo alla fine del nostro workout. Inspiro ed espiro. Grazie anche oggi di essere stato con me. Sono sicura che se perseverai in questi esercizi ne trarrai grandissimo beneficio. Ti do appuntamento ai prossimi video e anche a tutti i video del programma Wellbeing On, in cui potrai trovare ottimi suggerimenti molto pratici per il tuo benessere a 360.